Buonasera, come già anticipato precedentemente, questa sera diramiamo l'aggiornamento sui dati ufficiali dei pazienti Covid e degli operatori presso la sede di Foggia del Donuva. Prima di scendere nello specifico dei dati ufficiali, è utile condividere alcune note che ci sono state fornite dal laboratorio incaricato e dall'equipe multidisciplinare medica operativa in questa fase critica della sede di Foggia. Il laboratorio ci fa sapere che sul 90% circa dei casi positivi la carica virale registrata è molto bassa, quindi a basso contagio, mentre per quanto riguarda sia i pazienti positivi sia per quanto riguarda gli operatori positivi al virus, parliamo anche qui nel 90% dei casi di asintomaticità, pertanto anche questo dato in questo momento chiaramente è un dato di conforto. Ad ogni buon conto, il monitoraggio e l'assistenza che viene fornita ai pazienti che in questo momento sono positivi al virus è un monitoraggio specifico in tempo reale. Quindi un'attenzione massima proprio per rimanere costantemente aggiornati sul quadro clinico e quindi in questo momento ci fanno sapere i medici che la situazione è, diciamo, positivamente stabile. Anche per quanto riguarda la situazione generale della sede, possiamo dire che tutti i tamponi effettuati presso l'area ospedaliera, cioè l'area che non è stata colpita appunto dal focolaio, sono al momento, dati alla mano, sono tamponi risultati negativi, mentre i tamponi positivi provengono tutti dall'area oggetto del focolaio, l'area extraospedaliera, la palazzina della RSA. Si è proceduto alla compartimentazione dell'infrastruttura, così come è stato dedicato personale specifico. Gli operatori posti in isolamento fiduciario sono stati sostituiti con altri operatori altrettanto preparati. I pazienti positivi da 40 sono passati a 46, quindi diciamo il dato più o meno si è reso stabile, mentre gli operatori, specifichiamo per lo più con una carica virale molto bassa e asintomatici, da 9 sono passati a 34, quindi diciamo l'incremento è stato da questo punto di vista notevole. Ora sono posti in isolamento fiduciario, fra 14 giorni verrà eseguito il tampone per comprendere se in questi 14 giorni, posta la carica virale bassa e la sintomaticità appunto al virus, se in questi 14 giorni già si arriva alla negativizzazione. Pertanto, questo è l'aggiornamento odierno. Come già detto, sono state potenziate comunque tutti i sistemi di videochiamata, di interattivi proprio per continuare a stare in contatto con i propri cari. Noi siamo 24 ore su 24 sul pezzo proprio per garantire la tranquillità di tutti. Siamo in contatto anche con le autorità competenti, con gli ospedali, con l'ospedale Covid, qualora ci dovessero essere evoluzioni critiche, che però al momento non ci sono. Quindi ci aggiorniamo prossimamente per eventuali nuovi dati. Buona serata a tutti e grazie per l'attenzione.